La cooperativa Polis ha annunciato un provvedimento del Tribunale contro l'ASP1 responsabile delle case di riposo di Teramo in Nereto per 8 milioni di euro di servizi non pagati. Il presidente Gianfranco Piombaroli ha sottolineato la buona volontà della cooperativa ma ha criticato l'ente per i pagamenti insufficienti e i disagi causati. Nonostante ciò, la Polis ha deciso di fornire servizi per un altro mese. Questa vicenda ci ha penato perché dopo un impegno durato 10 anni e garantito con tutte le attenzioni del caso, anche nel periodo più cruento della pandemia, ora ci stiamo trovando in seria difficoltà come azienda perché dopo varie discussioni e dopo vari impegni sia della Regione per garantire fondi all'ente, sia dell'ente rispetto a cessioni di beni patrimoniali, ci ritroviamo che noi abbiamo accumulato un credito fiduciosi che si potranno risolvere i problemi da qualche anno, di oltre 8 milioni di euro. Non siamo più in grado di resistere come azienda perché dobbiamo a nostra volta fare e garantire determinati impegni per quanto riguarda i trattamenti economici e soci, per quanto riguarda il pagamento dei contributi, eccetera, eccetera. E quindi siamo stati costretti ad uscire e a chiedere di uscire velocemente da questo servizio perché non possiamo assolutamente accumulare più debiti. Nonostante ciò, il presidente ha annunciato che la cooperativa garantirà l'attività per un altro mese in segno di ulteriore impegno verso gli assistiti. Rimaniamo a disposizione del sistema pubblico e del sistema dei servizi regionali per poter garantire quello che saremo in grado in questa situazione in futuro o in altre situazioni, perché facciamo questo mestiere e vogliamo continuarlo a fare con dedizione nonostante questa problematica che ci ha pesantemente rallentato e creato gravi criticità. Ho l'interesse e l'intendimento di poter trovare soluzioni anche compositive, se fosse il caso, ma è chiaro che il primo elemento sulle quali poter ragionare è quello del recupero dei nostri crediti.